Siamo insieme al sindaco di Gravenchianti che ci deve spiegare come deve lavorare un amministratore quando deve amministrare un territorio legato a uve, come il Chianti classico. Allora, abbiamo Alberto Mercistà, sindaco di Gravenchianti, che ci dà una spiegazione chiara anche per i problemi che abbiamo visto sull'Amole. Alberto. Allora, in materia di agricoltura e caccia, i comuni non hanno nessuna competenza. La competenza è regionale, delegata alle amministrazioni provinciali, che sono i titolari di tutte le funzioni che riguardano questi due settori, agricoltura e caccia. Ovviamente il compito dell'amministrazione comunale esiste lo stesso, nel senso che tutte le volte sul territorio nasce un problema, comunque l'amministrazione si deve attivare. Allora, questo problema è cresciuto negli anni. Prima c'è stato il problema del cinghiale. Il problema del cinghiale, diciamo che sostanzialmente è in via di soluzione, perché la regione toscana, che ha competenza in materia, ha fatto una legge che consente l'abbattimento dei cinghiali. Ora però abbiamo anche altri animali, abbiamo il capriolo, qui si parla, scusami, addirittura si è parlato di ilama nella zona di Lamole, è una battuta, cosa succede? No, è vero nel senso che i lama sono quelli del parco di Cavriglia che sono sfuggiti e che sono stati trovati sulle strade di Lamo, sono stati ovviamente riportati nel parco di Cavriglia. Il parco di Cavriglia ogni tanto qualche animale scappa. Sono scappate le scimmie, sono scappate. Chiaro, no, sono tutto. Però questo è un problema, diciamo così. Però diciamo l'amministrazione sta veramente seguendo questo aspetto, cioè i produttori hanno un seguito da parte del sindaco. Dunque, però la questione del capriolo è diversa rispetto a quella del cinghiale, no. Perché al cinghiale a questo punto la nuova legge regionale possono fare l'abbattimento tutti i cacciatori, e anche il proprietario può chiamare i cacciatori a fare gli abbattimenti. Signori, pappardelle e cinghiale umido assicurato. Sul cinghiale non c'è problema. Il problema sono sul capriolo, perché al capriolo non si può fare la caccia per disciplina addirittura europea, essendo specie protetta. Il Bambi. Immaginate Bambi, Walt Disney, non si può fare. Infatti io che sono cacciatore, non essendo però un cacciatore di selezione, al cinghiale posso tirare, al Bambi non posso. No. Allora, l'abbiamo capito. Allora, a questo punto il numero dei caprioli è così esuberante che la caccia di selezione non è sufficiente a contenere questo numero. E poi perché c'è un'opinione pubblica in difesa del Bambi, che cosa che non avviene per il cinghiale. Il cinghiale è buono ma brutto, si può tirare. Allora, chiediamo il discorso. Abbiamo problemi per i viticoltori, gli mangiano le uve sia i cinghiali e si possono ammazzare, su quelli che sono i caprioli hanno dei problemi, i lama ci sono di passaggio. Cerchiamo una soluzione. Sindaco, cosa proponi? Allora, io il 21 promuovo un'assemblea a Gravenchianti invitando cacciatori, agricoltori, ambientalisti, amministrazioni tutte, perché per noi è diventato un problema drammatico. Ci sono anche molti incidenti stradali causati da caprioli. Sono molto numerosi cittadini grevigiani e non che hanno le macchine sfasciate da incidenti per il contatto con i caprioli. La soluzione è arrivare a bere un vino a tutto questo di fronte. Il bello è che si affronta tutto pubblicamente, assemblea pubblica, il sindaco c'è e chi vuole in qualche modo intervenire ha la possibilità di farlo. Lui è pronto a rispondere. Siete invitati tutti a Greve il 21 sera alla Casa del Popolo. Venite. Sarà pienissimo. Pappardelle e cinghiale.